L'evoluzione tecnologica e sociale dell'assistenza infermieristica la racconta una mostra a Budrio, nel bolognese, con reperti e strumenti d'epoca organizzata dall'Ordine degli Infermieri. L'ha visitata per noi Francesca Turi. È nato a Bologna nel 1990, dopo 23 anni di tentativi e sperimentazioni per attivare la prima centrale operativa in Italia. Ripercorre l'istituzione del 118 e il numero di emergenza sanitaria, una delle sezioni della mostra storica dell'assistenza infermieristica. La mostra vuole raccontare quello che è stato il nostro passato di infermiere. Quindi qui abbiamo raccolto materiale che dalla metà degli anni 20 arriva fino agli anni 80, con la nascita del 118, che è il nostro fiore all'occhiello. La mostra evidenzia l'evoluzione e i cambiamenti della professione infermieristica, ripercorrendo 50 anni di storia, e si conclude con la strage del 2 agosto, nel quale la macchina dei soccorsi si mobilitò in maniera imponente come mai prima di allora. Sono tanti reperti veramente storici. Uno su tutti è un macchinario donato dalla Rizzoli, che è appunto quello che permetteva di fare le bende gessate per fare il gesso. È stato proprio brevettato e creato dall'Istituto Ortopedico Rizzoli. In esposizione presidi sanitari, strumenti, testimonianze e documenti d'epoca, un percorso che, a prescindere dalle innovazioni tecnologiche, conferma la centralità del lato umano nella professione infermieristica. Gli infermieri di oggi sono come gli infermieri di 100 anni fa, quando è nata la professione infermieristica, per come la conosciamo oggi, con questa attenzione peculiare alla persona assistita, questo prendersi cura della persona che si è di fronte, della sua famiglia.